più forte dello sbarco sulla Luna. Mentre sulle TV del mondo, annullati i fusi orari, il 28 febbraio 2013 scorrono sequenze mai ideate neanche dal più fantasioso dei registi, c'è già chi considera superata la diretta che nel 1969 incollò il pianeta davanti agli schermi di casa. Quel giorno di un anno fa, le 26 telecamere che dal mattino alla sera seguono Benedetto XVI nell'ultimo segmento del suo ministero sono occhi attenti, quasi sgranati, su sguardi, passi, silenzi che sanno di storia, su azioni, pause e parole di un uomo che sta portando a compimento una decisione epocale. Prima di salutarvi personalmente desidero dirvi che continuerò ad esservi vicino con la preghiera, specialmente nei prossimi giorni, e tra voi, tra il Codice Canonici, anche il futuro Papa, al quale già oggi prometto la mia incondizionata reverenza ed obbedienza. Il congedo dai cardinali di Curia, che chiude la mattinata mostrando quanto può essere grande l'umiltà di un papa, dissolve nella lunga diretta del pomeriggio, dominata dal volo in elicottero di Benedetto XVI verso Castel Gandolfo, un viaggio seguito da una telecamera aerea che fa condividere allo spettatore la visuale di Papa Benedetto e gli suggerisce anche qualcosa del suo cuore, capace di staccarsi da terra per essere più vicino al cielo. Qui, spiega lo studioso di comunicazione Paolo Peverini, il cinema irrompe e dilata i confini della televisione alla continua ricerca di un equilibrio visivo tra cronaca e introspezione. È quindi una regia straordinariamente moderna, innovativa, che tra l'altro ha messo in evidenza un aspetto forse un po' negletto, diciamo, nella discussione che spesso si fa sul rapporto tra mezzi di comunicazione vecchi e nuovi e questo tipo di eventi, cioè l'importanza della televisione. La televisione si è rivelata ancora una volta come il luogo mediale per eccellenza nel documentare tutto questo. No, vorrei ancora con mio cuore, con mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze interiori lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa e dell'umanità. Dal saluto del Papa in poi è il racconto di un inimmaginabile conto alla rovescia, tra l'emozione visibile della folla e quella solo celata di chi ha il compito di far ruotare sui cardini la porta che chiude un palazzo e una stagione della Chiesa. E anche qui, osserva Peverini, la televisione fa riflettere mentre illustra. Quindi questa immagine di chiusura, che in realtà è il preludio a una nuova fase, a una nuova apertura, l'ho trovato molto, molto intelligente dal punto di vista di una semiotica del linguaggio audiovisivo, perché in qualche modo è una sanzione, ma una sanzione temporanea del racconto. Ed è stato anche molto interessante il modo in cui tutto l'apparato, diciamo, enunciativo della grande macchina televisiva della diretta del Centro Televisivo Vaticano si sia posto nei confronti degli spettatori in un modo non, come dire, non didascalico, non pedagogico. L'idea era sempre quella di muoversi su un doppio registro, informativo da un lato e dall'altro di ordine simbolico.